Cogoleto è nato la campagna vaccinale, oggi ci sono i bambini. Come sta andando? Quali sono i numeri? Sì, è una campagna che stiamo svolgendo dal 13 dicembre. I numeri sono molto alti grazie all'impegno della farmacia Conti, della Croce d'Oro di Cerborasca e i medici di famiglia di Cogoleto. Abbiamo con oggi 1850 vaccini somministrati, quindi un grosso sforzo, e questa campagna sta anche portando i primi risultati. Vediamo scendere i numeri delle persone contagiate dai 715 positivi della scorsa settimana, siamo arrivati a 360, sempre numeri alti, sempre molta cautela, ma si intravede un trend positivo. Dimezzati in meno di un mese? Dimezzati in pochi giorni, direi, e si è visto in questi giorni qui con l'altro servizio, che è quello dei tamponi, quindi quando il numero di tamponi richiedenti scende e anche le positività scendono, è ovvio che diminuiscono anche i numeri dei positivi in generale. E sul fronte dei tamponi, qual è l'organizzazione che vi siete dati? Beh, da quando c'è stato il boom dell'infezione, della pandemia, grazie alle disposizioni di Regione Liguria e delle ASL, noi ci siamo subito attivati come Croce d'Oro per effettuare gli screening antigenici ai bambini, soprattutto delle scuole, perché erano quelli che richiedevano maggiore attenzione e il maggior numero di contagiati soprattutto. E su quello, come ripeto, ci siamo messi a disposizione immediatamente. Negli adulti, a parte il flusso post feste natalizie, adesso ci stiamo accorgendo, come diceva il sindaco, che il numero sta calando di persone che richiedono il tampone e soprattutto il numero di persone che risultano positive allo screening. Tamponi per adulti e anche per ragazzi delle scuole, soprattutto per ragazzi delle scuole, perché come ho detto prima, noi ci siamo attivati immediatamente affinché, d'accordo con la Regione Liguria, con le autorizzazioni di Regione Liguria e di ASL, noi potessimo fare questo tipo di intervento, questo screening, soprattutto, come ho detto, per i bambini delle scuole. Le scuole di Cogoleto e in alcuni casi anche le scuole di Arenzano sono presentate a noi perché erano impossibilitate a fare i tamponi presso altre strutture.